Oggi il Comune di Ischia presenta Sun Night, una nuova iniziativa per favorire il turismo. Questa iniziativa che è fortemente a traino degli operatori privati che si sono rivolti a noi come amministrazione, ci hanno chiesto di supportarli e coadiuvarli nel andare a chiudere una fetta del nostro territorio alla circolazione veicolare, quindi alla pedonalizzazione per una sera, la domenica sera, per fare questo momento di festa con gli ischitani residenti e con gli ospiti che affollano il nostro territorio. È una bella serata, è una serata che va nel solco dell'intrattenimento musicale, un intrattenimento musicale responsabile, rispettoso delle regole, quindi questo dimostra che l'amministrazione, laddove si portano avanti delle iniziative che tendono a coniugare le esigenze sia di coloro che sono residenti sia di coloro che si vogliono divertire, è a favore e dà sostegno. Per cui dalle 8 di sera, dalle 20 di sera fino a 1 di notte ci sarà questo momento festaiolo per strada, andando ad amplificare ulteriormente, ampliare ulteriormente quelle che sono le zone del nostro territorio interdette alla circolazione veicolare, perché noi poi crediamo tanto che il territorio nostro deve essere pedonalizzato quanto più è possibile, in quanto chi va in vacanza, chi vive dei momenti di svago, vuole vivere gli spazi e il territorio, gli spazi pubblici in tutta serenità e in tutta tranquillità. Sarebbe dall'altezza del calice di dove sta il platano, la chiesa di Porto Salvo, al negozio Scaglione in croce con San Ciro. Sarà un'isola pedonale chiusa al traffico ogni domenica del mese di agosto e del mese di settembre di quest'anno. Un'iniziativa sperimentale per cercare di portare un nuovo prodotto anche qui al porto. È un'iniziativa che abbiamo sposato da subito in accordo con gli operatori e i commercianti di Via Roma Corso Vettore Colonna nel tentativo di dare nuova vita al nostro centro dello shopping ischitano. Un'iniziativa che tende a prolungare le giornate per i nostri turisti, a creare un ambiente più accogliente nel salotto buono della nostra isola. Ci auguriamo che sulla scorta del successo anche che ha avuto Borgo in Festa ad Ischia Ponte possa essere un'iniziativa che possa far bene al nostro turismo.